Se vi state chiedendo come io abbia deciso di passare questo bel pomeriggio soleggiato di agosto, mentre tutti sono in vacanza, al mare, in piscina, la risposta è andando a visitare un vecchio manicomio abbandonato. Ho già avuto modo di farci un giro abbastanza veloce tempo fa, circa un paio di anni fa. E non avendo niente di meglio da fare questo pomeriggio, ho sentito dei miei amici che mi accompagneranno e abbiamo deciso che era la miglior proposta su come spendere questa giornata. Ecco qua, guarda qua, c'era l'ingresso qui. Bene. Ti stavo a mettere gli agate. Agatam. Arrivato l'ingresso, pericolo. Guarda che bel freschino che è. Madonna, che fresco. Cosa cazzo? Mango gangbang. Ma voi ci eravate già stati tutti? No, mai. Mai? No, mai. Lui era Vale. Ah, Vale, neanche te? Tra l'altro leggevo su internet che solo tre tipologie di persone frequentano questo posto ormai. I tossici, gli ubriaconi e i fotografi. Io non sono un fotografo, neanche voi, quindi... Se tu sei uno che va in giro a riprendere a cazzo qualsiasi cosa... Esattamente! Cazzo, pensavo ci fosse più luce dentro. Questi sembrano un po' i bagni che ho trovato in Indonesia. Le paure e le tue non sono niente finché siamo in due. Vabbè, a parte. Poeta. Figa, e tanto è accogliente. È accogliente. Darebbe più costine e cocci di vetro. Tipo uno sciame. Sì. Mi sa che qua si scende, eh? No. Dove cazzo arriva? C'è uno sciame. Sì, c'è uno sciame, però non vorrei che sia di vespe. C'è uno sciame che è sopra la tua testa, Albi. Beh, comunque, forse mi andiamo da sì. Nel dubbio, sì, neanche sembra un'installazione. Guarda, l'altro giorno sono stato al Museo del Novecento a Milano
e più o meno erano simili le installazioni. Però sono stato alla... vedere le cagate contemporanee. Sì, esatto, esatto. Sono stato a San Bernardino alle Ossa, che c'è lì di fianco. Vabbè, San Bernardino... Non c'ero mai stato? No, no, bello. Non c'ero mai stato, è la prima volta che sono andato. Tu sei mai stato, no? Sì, quando mi guardo l'ossario. Vi serve un water? L'ascensore direi che non è il caso di prenderla. Lì ci sono delle scale. Sì, decisamente. Ah, torcia, torcia. Ah, questo me lo ricordo. Questo è un po' da psicopatici, eh. Albi, questo sei te che c'hai la passione dei gatti? Sì, ma queste riviste qua sono vecchissime. Oh, vuoi un po' di maccheroni? Ma quello è tipo un uccello morto anche. Ah sì, quello è un uccello morto. Un nuovo piatto. Piatto maccheroni e uccello. Mi sa che qualche barbone. A sua immagine e somiglianza. Vogliamo provare a salire? Vale, occhio a non perderti in giro. È un tentacolo con un cazzo in mezzo. Dov'è? Però è alla punta in su, quindi sì, è pagante. È un cazzo... È un pentacazzo. Un pentacazzo, esatto. Fa l'esoterismo, il potere sessuale. Dell'uccello. Sai, la sex magic. Sex magic. Tentacoli e cazzi. Le stanze lì sopra. Ah, pensavo che volevi finire a carte lì in mezzo. No, no, lì in mezzo no. Però in mezzo, se riusciamo ad andare lì sopra. Tentano, si fili di tutto. Sono lì le scale. La sax. La trace. Equitalia. Equitalia. C'è quello lì. Mi ha paura e poi non sono niente. Ancora. Ma sì. È lo stesso? La stessa scritta di prima. Vogliamo provare ad andare su? Sì. Ecco, sopra occhio dove mettete i piedi, che magari il pavimento non è... Non esiste. Non esiste. Litigando con qualcosa. Comincia a avere combustione. Dai, comincia a vedere moschini che non esistono. Però vedi, secondo me
Questi qua che lo scrivono dappertutto, cazzo, le rovinano queste strutture. Però alcune perle di saggezza. Alcune perle di saggezza, tipo Ricche Morti. Ogni speranza. Allora, un po' di storia del posto. Nel 700 era una villa lussuosa che ospitò addirittura Napoleone. Napoleone, Nell'800 diventò l'ospedale psichiatrico più grande d'Italia. Ora è frequentato da vandali, tossici e fotografi. E come dicevo prima, noi non siamo fotografi, quindi siamo vandali, non siamo fotografi, ci rimane un'opzione. Ci rimane solo il tossico. Esatto. L'ospedale è a Mombello di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Ora è in uno stato di degrado e abbandono. Ma nel corso del Novecento è stato l'ospedale psichiatrico più grande d'Italia e ha ospitato migliaia di persone. Ferma la cura, se lo chiedo proprio. Scusi, ma lei è fotografo? Lei è fotografo tossico o vandalo? Vandalo, no, allora lei è tossico. Mi piace, ma... Il numero dei pazienti continuò ad aumentare fino a superare i 3.500 durante la Prima Guerra Mondiale. Ed era stato costruito per 1.120 pazienti. Bene. Fu chiuso e smantellato definitivamente nel 1999. Ecco, vedi, di tutto il complesso... C'è un unico stabile ancora attivo, si chiama Villa Crivelli e ospita un istituto statale agrario. Vogliamo provare ad andare su? Qua occhio veramente dove mettete i piedi. Mica, qua c'è una cappa. Vai sul tetto proprio. Sì. Infatti qua raga bisogna stare attenti perché c'è roba. Ma bisogna stare chinati. Che merda così. Intanto chissà che cazzo si respira. Provo solo a dare. No, più che altro se c'è una merda di piccione. Infatti provo 10 10. Poi lì va giù. No, lascia stare, ma. Evitiamo di farci male. E fu così che gli eroi rinunciarono. Ad andare a pistare la merda di gatto nel sottotetto di Mondello. Anche perché giù sono stati educati, hanno scritto qui ho cagato io. Qua io. E l'hanno specificato così eviti di pestarla. Ehi. Io. Altezza, poteva tagliarla un po' più in alto. Figa, che bello sto cancello. Occhio a graffiarvi qua. Poi quando andare a guardare le foto, perché da telefono non sono come la fotocamera. Sì, esatto. Sono da merda. Sono da merda, fanno cagare. Fatto... Anche qua si va sotto. Sì. È da qua che si scende. Ecco qua, la prima cosa che vedi è... Isis. Sì, l'ho visto anch'io. Che c'è un minuto che sono...
Intanto mi ha morso D'Alema, Brodi. Qua, passino col cazzo. Bello questo, Death Awaits. Ah, l'ascensore! Dai, andiamo, yeah! Figa. L'ascensore. Occhio, Sì, ma la struttura è veramente figa. Comunque era una villa nel 2007. Ma di chi era la villa quando era? Questo non so dirti di chi fosse la villa. Questo è un mistero. Questo è un mistero. Un bagno di sangue. È il Bathory. C'è una cosa che avevo una mezza idea di fare anch'io. Cioè cagare? No, pisciare. Comunque figa, ma che vasca da bagno? Albi, tu ti ci lavi la luce lì dentro. Sì, praticamente. Poi in questa struttura qua non c'ero mai stato io. Che mi sembra abbastanza uguale all'altra. Sì, sì. Sono tutte uguali. Sono tutte uguali. Tutte divocate. Sì. Sì, qua, ma sono tutti bagni praticamente. Questo qua è un altro. È un cesso gigante. Solo un cesso. Bella faccia da secondino. Evidente con una vasca. Qua c'è una scala che va su. No, credo che c'è un pezzo di tetto. No, è il tetto che è venuto giù, non è una scala quella. E io purtroppo ho avuto la genialata di non portare gli occhiali da vista. No, beh, c'è solamente il tetto veramente pericolante. Basta. Proviamo ad andare di sopra che qua. Aspetta, c'è. Fai fotografare. Ah, scusi. Aspetta, che lei sta facendo qua una foto alle assi. Cioè comunque la foglie assi. La tauromachia delle. Cioè siete proprio insensibili. Bello, è buio, veramente buio. Sì. Enjoy the darkness. Figa, quando ho poco proprio. Scritto davanti alla stanza più assolata del mondo. Esatto, infatti. Le scale quando le abbiamo visto? No, erano qua. Di là, sì. Dove c'è detto. Ma salivano o scendiamo? Gli occhio qua che è. L'importante è ricordare, ma perché mi cade sempre l'occhio? Ma hai detto che tu te ne puli? Ma guarda, adesso mi sono girato. Ah, ho visto l'occhio mi scende e no! Sì, sì, raga, la padella per cagare. Dan dan. Il pezzo forte di Mombello l'abbiamo trovato noi. Sono questi? Finally Out. Ok. Sembra un po' l'escape room. Finally Out. Ma che figo qua. Ma quello del sacchetto della gamba. Wow. Ok, abbiamo trovato. Guarda. Sì. Paradise. Simboli satanici ovunque, Paradise. Non so se c'è una torcia. Se non dovessi più tornare a casa, lascio come testamento. No. No, ma che figo. Questo cos'è? Tipo la ruota di un mulino? Pare. Lascio nel testamento che il mio vicino di casa non deve appropriarsi del mio tagliaerba. Questo sarebbe segreto. Sì, esatto, è Marco segreto. Respirate bene i polmoni. Mamma mia. Allora, c'è fresco, però
Beh, sì, l'aria non è il massimo. Questo è un fa. L'aria non è il massimo da respirare. Qua ci volevano proprio tipo. Qua ci volevano proprio tipo. Ah, senti che fresco! Qua ci volevano almeno. Le torce da testa. Qua uno di quei. Occhio. Cosa? No, che non vedo un cazzo. Ah, non c'è la torcia. No, per quello ti dicevo. Ah, minchia. Vuoi il mio cellulare che c'è la torcia? Sì, a questo punto. Lì. Allora, aspetta. Sono tipo le stanze che controllavano tutta l'acqua. Questa è la sala di controllo. Dai, fai controllo, veramente. Se no mi fa schifo. Guarda qua. Guarda che tristezza la sedia che guarda il panorama fuori, che è un bellissimo muro in cemento. Foto, vero? Queste sembrano gabbie. Invece figa, infatti, sembrano gabbie. I marci sono stati qui. Allora, da lì ci si tipo, ti infili e poi ci sono svariati corridoi che ti portano in tutte le parti. Ah, sono quelli piccolini di servizio. Che prima abbiamo visto la scala che andava giù, erano questi. Esatto, proprio sono i corridoi di servizio, delle tubature. Ah, vabbè, ma minchia, deve essere proprio bassissimo. Ehi, con Drac. Eravate andati lì dentro? Sì, tutto ci siamo girati. Un conchiglione. E invece di là cosa c'è? No, Exit. Quante volte l'avevo scritto di là? Non c'è. Fiati lì dentro. Ah, che schifo. Oh, un bel sorso d'acqua ci sta. Raga. Che nera. Fai tipo per che si togliamo le magliette. Sì, qua. No, qua vabbè finisce, c'è una Road to Paradise. Sì, non qui forse non è il caso di entrare. No, direi di no. Anche perché lì strisci. Cioè, o ti vieni con una cosa tipo meccanico. No, 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 sei le vecchie tutte da palumbaro. Bioshock. Io ho cazzo che mi trovo. Ho la testa e poi ci sono punti bassi. Più che altro devo dire a me stesso. Quindi sono quei casi che dici siamo più basso. Ti ricordi quando siamo andati a Roma? Che avevamo a Pigneto House, c'era il cesto che era bassissimo. Tu devi fare tipo la doccia. Foto? Lasciate, vabbè, ogni speranza vuoi che sì, vabbè, tua madre come sempre, ok? Mi è venuta a me. Vabbè, ovviamente mi sembrava giusto. Cos'è che hai fatto? Ha fatto una foto venuta una merda, sinceramente. Vai col telefono qua. Infatti. Ma anch'io sto facendo i video, sinceramente. No, sono una fotografa, può farlo, però porterei un cavalletto. Dopo voi. Deve stare un cavalletto, faccio la sedia. Ma anch'io sinceramente non so come vengano fuori i video fatti con. Vabbè, tu c'è la torcia. Ah beh, sì, okay. Sì. Quindi con la reflex deve essere il cavalletto. Sì, e stai fermo. Noi abbiamo girato tutto. E andiamo diritti, vediamo. Cioè, scusa, andiamo di qua a destra, vediamo dove sbuchiamo. Moscio la testa. Moscio il gradino. Tubature marcissime. Quindi se ci picchi dentro cresce. Sì, ti cresce tipo un bambino, tipo. Tipo lì, come cazzo si chiama? Atto di forza. Ti esce la merda del 95, c'è ancora così tu. Oh, vi serve il parchimetro? Ah, mi sa che qua. No, qua smette, vedi. Qua esci. Devo continuare dalla parte. Aspetta, qua cosa c'è? Scarpe. No, qua continua. Scusa. Boh. Vediamo. No. No, lì mi sa che esci, sai. No, locale caldaie. Devo continuare il. Diritti di là. Di qua? No, da dove siamo arrivati, tornare indietro. Dove c'è il carrello della spesa? Cioè, quindi praticamente i corridoi collegano. Tutte le strutture. Tutte le strutture. Ma erano solo corridoi di servizio, non credo li usassero. Sì. Anche perché o erano dei nani. Sì, non penso che fossero pensati per muoversi. Sì.
altrimenti sarebbero, penso, stati in più o più alti. Affanculo. Sì, sembra più un bunker che... Ma la villa era un qualcosa tipo di darkness. Osho, che qua è pieno di tubi. Sì, no ragazzi, qua c'è pieno di merda. Scivola, Occhio. Allora, qua immagino che sia come prima, no? Borgo, che se vai e esci. Adesso... Proviamo di là? Tutte le strade portano a Roma. Che sbucchiamo sotto... Al Colosseo. Sotto al Colosseo. La porca troia, sti cazzi di cose. Comunque sembra veramente tutto uguale. Madonna, come mai qua è così? Guarda quanta nebbia. C'è più umidità. Quanta... È il posto ideale per Rudy quello, ma mi sa che finisce lì. Sì. Madonna mia, che cazzo è? Occhio ai buchi, qua, questi sono i buchi, eh. Ma più andiamo avanti più aumenta, eh. Qua è pieno. Lì no, va giù. Forse a sto punto, se poi diventa così denso, vince la vecchia roba. Madonna, qua non ci passo con le spalle. Ecco i primi sintomi. Inizia a prendersi a sberle da sola. Ah, c'è che c'è una bicicletta. No, questo è un folletto della... l'aspirapolvere folletto, quello vecchio. C'è anche... Se a qualcuno servono i ricambi, raga. Vestiti. Madonna mia, che umidità c'ho qua. Ma questo, ma è lunghissimo questo. Non cazzo buchiamo. In casa di qualcuno che sono lì che sta mangiando. Siamo passati di lì. Forse di qua. Ok, iniziamo già. Se qua c'è scritto un'uscita. Dici che c'è qua c'è scritto uscita, però sai, non so quanto fidarsi alle scritte. Iniziamo a perderci. Bene. In questo posto dove si sta benissimo. Sì, esatto. No, però di qua non mi sembra. Di qua non siamo passati. No. No, quindi qua dove siamo adesso forse sì, non era dove c'erano tutti i tubi e latei. Però sti tubi così con la coinventazione non me li ricordo. Comunque da qualche parte dove non. Perché luce c'è luce. Allora, c'è una. Ah, ci sono delle finestre. Stanze. Altri tunnel, luce, una porta chiusa che non ispira molta fiducia, un'altra stanza, no. Scritte demoniache ovunque, ma niente. Dai, devo ripassare in quella roba di tubi adesso. Non so, io mi sono proprio punto con qualcosa. Ma quello è Albi che ti appunto che si sta mutando. Quando ho sbattuto contro non so cosa lungo il muro, mi sono punto, cioè la gocciolina di sangue che significa che sto per morire. Ah, ma nei bellissimi posti in cui siamo stati fino adesso, mi mancheranno tantissimo. Sì, ce l'abbiamo fatta ad uscire. Ah. Madonna, senti, senti che stacco di temperatura. Guarda, perso un ragazzo, non andate. Ah, ma va fangullo, va. Scrivetelo dove si vede meglio. E ovviamente siamo riusciti a trovare altre scale per andarci a incastrare dentro da qualche altra parte. No, Rudy si rifiuta. Basta che non sia così tanto umido. La prossima volta Rudy che viene col deumidificatore. Esatto. Sì, senti che odore di muffa. Mica, guarda il bombolone. Thank you.
aspettato per dormire. Sì, era qua steso. Se n'è accorto? No, non penso. Era morto. Improbabile. Cos'è quel foglio? Cosa c'è scritto? C'è anche su quest'altro di fianco. Questi cos'erano secondo voi? Tipo tutti i forni? Sì, ci sta. Forni. Sì. Tutto il pavimento ricoperto di bottoni. Bombe nazi. Oh, ma anche qua, cioè scusa, un pazzo col coltello. Bon, comunque questa mi sa che era l'ultima struttura che ci mancava da vedere, cioè il piano di sotto. Ah, c'è anche un piano di... Sì, c'è anche un piano di sopra. Infatti, no, della, di Lecco, di Sondrio ce n'è tante di... Proprio per quello dico che c'è famosa anche che vanno tanto a fotografarla un ex Cartier, non mi ricordo dove si trova. Sa che in Alta Brianza o già Lecco lì. Ma tipo io il prossimo che volevo provare era quello lì del del centro commerciale che c'è a sì, Nova Milanese. Ho visto dei video lì e sembra veramente caruccio. Beh, questo qua comunque alla fine, cioè, è bella come struttura, peccato che veramente i vandali la notte l'hanno cominciata da fare schifo. Tutte queste robe che bruciano prima o poi viene giù. Sì, no, viene giù, sì, sì, vabbè, per forza, verrà giù tutto. Siamo riusciti ad uscire sani e salvi dall'ex manicomio di Mombello. Un bel giro, un'esperienza particolare, e per fare qualcosa di diverso dal solito, dalle solite passeggiate in montagna, è qualcosa da provare. Alcune delle strutture erano decisamente pericolanti, quindi abbiamo deciso di non addentrarci troppo, e però per il resto comunque si riesce a girare abbastanza tranquillamente. Come immaginavo, abbiamo trovato più volte dei giacigli con scatole di cibo, bevande. Probabilmente qualcuno durante la notte usa quelle strutture per dormire, come una sorta di abitazione, e quindi forse magari visitarlo in tarda sera potrebbe non essere consigliato, anche se uno dei miei amici, che era Albi, che era qui con me prima, l'ha fatto già di notte e probabilmente deve essere un'esperienza molto più suggestiva. Prossima volta magari a questo punto proveremo di notte. La zona comunque della Brianza o della Lombardia in generale offre molte attività simili, infatti ho già in mente di andare a visitare un altro paio di posti. Mi dicevano prima che ci sono addirittura dei interi paesi abbandonati.
io avevo adocchiato sempre qua in Brianza un centro commerciale abbandonato su più piani. Ovvio, non penso possano arrivare a livello di suggestione che va a ricrearti un manicomio abbandonato. Un centro commerciale comunque è moderno, può essere abbandonato, ma alla fine tutto rotto, in disuso, ma è un centro commerciale. Un ex manicomio ricavato da una villa del Settecento, intorno al quale girano anche parecchie leggende. Per esempio, se non ricordo male, una di queste è che ci fosse ricoverato un figlio illegittimo di Mussolini. Altre erano che c'è all'interno un pozzo in cui buttavano i bambini nati lì o eventuali esperimenti. Poi ovvio, intorno a queste strutture si va sempre a creare un alone di mistero che cresce costantemente, quindi è abbastanza logico che ci siano tutte queste leggende. Noi eravamo un gruppetto, quindi alla fine comunque si scherza, si ride, si va un po' a smorzare la tensione che può creare questo posto. Ovviamente visitarlo da soli probabilmente è tutt'altra cosa. Per chi dovesse farlo, consiglio, cioè, che sia in gruppo o che sia da solo, consiglio un abbigliamento adeguato, perché in alcuni punti si rischia spesso di tagliarsi. Per terra è pieno di ciottoli, vetri, lastre arrugginite, quindi magari delle scarponcini da trekking forse sono l'ideale, pantaloni lunghi, torcia, perché anche, come avete visto, anche andandoci in pieno giorno erano quasi più le parti al buio che quelle illuminate. Fate attenzione, perché spesso, soprattutto nei piani superiori, il pavimento cede e si sentono proprio i mattoni che scricchiolano. Si possono vedere tranquillamente i buchi, i voragini nel pavimento che vanno giù fino al piano terra. In più abbiamo visto in alcune occasioni delle voragini nel pavimento coperte magari da sottilissime lastre incompensato. Ora non so se è una casualità o qualche infame che ha voluto fare uno scherzo un po' macabro, perché mettendo i piedi su lì di sicuro la lastra si rompe e finisce sotto. Quindi fate molto attenzione quando visitate questi posti, non prendete sotto gamba il decadimento del luogo. Per il resto ci siamo divertiti, è stato molto, molto divertente. Quindi se ci siete stati anche voi, se conoscete posti del genere o avete qualche posto da consigliarmi, commentate, fatemi sapere, che tanto sono aperto a nuovi spunti.